È finita per Massimo Bossetti. I giudici della Cassazione sul caso Iara hanno rigettato l'istanza presentata dagli avvocati del muratore condannato all'ergastolo per l'omicidio della 13enne di Brembate. La difesa non potrà fare nuove analisi sui reperti, ma soltanto visionarli. Un esito amaro, come confermato dall'avvocato Salvagni. Al netto della lettura delle motivazioni, per esprimere un giudizio ponderato, la prima impressione è che quanto accaduto sia incredibile, al punto di farmi dubitare che la giustizia esista. Il potere vince sempre. Se su Massimo Bossetti possono esserci ancora colpevolisti e innocentisti, magari al 50-50, al 100% si può affermare che in quei reperti c'è qualcosa che noi non possiamo accertare. C'è la risposta che Massimo è innocente. Quei reperti sono sempre stati intoccabili e il perché è ormai evidente.